Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, svegliarsi all'alba, seminare, lavorare e curare la terra, questa è l'arte di saper attendere. Diversamente la nostra terra non darà mai buoni frutti. Le chiediamo, Presidente Conte, di andare in Europa a testa alta e difendere la sovranità agroalimentare del nostro Paese. La nostra è un'agricoltura di qualità e lo sarà per sempre. È sbagliato pensare che la nostra competitività si possa e debba basarsi sulla quantità. Sono infatti le nostre eccellenze che ci rendono unici nel mondo. Lo dimostra il fatto che i nostri prodotti sono quelli più contraffatti e che soltanto i nomi utilizzati per commercializzarli evocano la storia, la tradizione e la cultura del nostro Paese. L'agricoltura è un settore strategico che nell'ultimo anno ha visto in controtendenza, con una crisi generalizzata e diffusa, una crescita economica importante. Il nostro mangiare e il nostro bere sono il nostro orgoglio, sono la salute e la ricchezza e il lavoro del nostro Paese. Io sono un giovane senatore di campagna, come amo definirmi, e così tanti miei colleghi. Vengo da un paesino, da San Bassano, in provincia di Cremona, nella bella pianura padana, una piccola provincia che vive di agricoltura, dove quelli che lavorano sodo nei campi e nelle stalle li chiamiamo e li chiamo con grande rispetto agricoltori e con amicizia contadini. Non li chiamiamo come alcuni suoi colleghi, anche se colleghi è una parola impegnativa, visto che lei di voti non ne ha mai presi, visto che lei non si è mai candidato e non è mai stato eletto da nessuno. Dicevo, alcuni suoi colleghi che chiamano i nostri agricoltori, e li ho sentiti con le mie orecchie in commissione, quelli delle mucche. Ci vuole rispetto, signori. Ci vuole rispetto, riconoscenza per chi ancora in questo Paese lavora. Perché vede, Presidente, non esistono lavoratori di serie A o lavoratori di serie B. Nel lavoro onesto risiede solo la dignità, e bisogna ricordarselo. Vede, io vivo in una provincia dove i dazi americani sul grana o sul parmigiano metterebbero in ginocchio tutte le latterie e le nostre aziende agricole. Vivo in quella piccola provincia dove, se mi chiedono di difendere un pezzo di grana, sarei anche capace di andare di fronte al Padre Eterno. Perché dietro quel semplice pezzo di formaggio c'è tutto il sudore, il sacrificio di persone, di famiglie, di un territorio che non conosce sabati, domeniche, che non conosce Pasqua, Natale e Ferragosto. Dietro quel semplice pezzo di formaggio c'è il sacrificio di chi lavora. E mi ha fatto male vederla rinnegare con arroganza, supponenza e superficialità il nostro territorio, il nostro lavoro e la nostra cultura contadina, della quale io, a differenza sua, non mi vergogno. E non me ne vergognerò mai, io sono fiero della nostra cultura contadina. L'arroganza con la quale ha liquidato una giornalista di inchiesta che voleva denunciare i rischi per la nostra agricoltura con l'introduzione dei dazi è inaccettabile. Perché vede, Presidente Conte, non basta portare la pochette a due o più punte, parlare di educazione costituzionale. Lo stile è un'altra cosa. Bravo! E mi permetto di dirle anche che quella pochette elegante su di lei non è altro che un cencio sbiadito. L'agroalimentare italiano vale 215 miliardi, quasi il 13% del PIL. L'export agroalimentare italiano vale 42 miliardi. Perciò, se difende le nostre produzioni, lei non sta difendendo il nulla. Lei le deve difendere, è un suo dovere farlo. Lei deve difendere milioni di aziende e di posti di lavoro. Silenzio. Come hai fatto tu con la TAV? I dazi che saranno applicati a partire dal 18 ottobre dagli USA saranno a rotazione. Cioè colpiranno molti prodotti simbolo del nostro mercato. Ora Irola, faccia finire. E peseranno sul nostro export per 1 miliardo di euro all'anno, così come sono stati impostati.
Le ricordo che sul nostro agroalimentare gravano il CETA e lei sa benissimo quale sia il suo impatto diretto sull'importazione, per non parlare del Mercosur, con il quale l'Unione Europea ha svenduto i prodotti simbolo in cambio di produzioni francesi e tedesche. Le dice niente la parola automotive? Ecco. E mi permetta di chiudere dicendo che la sua goffa reazione di fronte a chi le consegnava il nostro prodotto non mi ha stupito. Anzi, il suo volto visibilmente irritato me lo aspettavo, perché lei, in fondo, è come quel prodotto che dall'altra parte del mondo ci penalizza. Lei è falso con gli italiani, Presidente Conte, come il Parmesan, come questo Parmesan. Lei è falso, lei è falso. Sospendo l'aula.